ancora in diretta su Piemonte Più, continuiamo a conoscere la realtà dell'Atletica Settimese con un altro tesserato, Gaetano Di Cesare, benvenuto. Buonasera. Gaetano, il suo rapporto con il podismo, con la corsa, nasce abbastanza tardivamente, insomma, negli anni recenti, giusto? Molto recente. Ma soprattutto dopo una lunga carriera nel tennis tavolo, ben 32 anni con il ping pong nella testa, insomma. Esattamente. Vediamo com'è avvenuto questo passaggio. Ma è abbastanza inusuale. Per 32 anni il ping pong ha riempito, diciamo, due terzi della mia vita. Sempre la racchetta, tornei, campionati, una discreta carriera, sono arrivato fino alla Serie B2 nazionale. Quindi, insomma, anche risultati abbastanza importanti. Nel mio piccolo, qualche soddisfazione sono riuscito a ottenerlo. Diciamo che tra i 30 e i 40 anni sono stati gli anni più belli del tennis tavolo, piena maturità psicofisica, che è un requisito fondamentale per quello sport. Poi gli ultimi anni l'entusiasmo era cominciato a calare, però non riuscivo ancora ad analizzare bene se era soltanto così uno stato di forma che stava un po' scadendo o era proprio la passione che stava così andando via. E questa cosa persisteva da molto tempo. Non capivo, un bel giorno l'usuale allenamento del martedì dalle 17 alle 19 nella amata società Tennis Tavolo Torino, prendo la mia macchinina, carico la borsa come facevo da anni e succede qualcosa. Sono sulla solita strada che mi porta nella solita palestra e a un certo punto scatta qualcosa nella testa, qualcosa che mi dice: basta, devo cambiare sport, devo cambiare ambiente, devo cambiare tutto, non mi sto divertendo più. Detto fatto, ho fatto una spettacolare inversione a U, sono tornato a casa, era il 14 maggio 2009. Quindi, lo ricordo ancora, preciso proprio. A 49 anni è successo questo. Torno a casa, lascio la borsa con la racchetta, proprio appendo letteralmente la racchetta al chiodo, e prendo dall'armadio le prime scarpe ginniche, che non erano da ping pong, non erano neanche da corsa, però le prime che mi sono capitate a tiro le ho messe, sono sceso in strada, ho la fortuna di abitare vicino al Parco del Meisino, che è uno splendido polmone verde torinese, e ho cominciato a correre in modo anche così un po' probabilmente solo d'istinto, senza capire. Vedevo tante persone, tanti uomini che a qualsiasi ora della giornata li vedevo correre e molte volte sorridevo a vedere questo loro sforzo a temperature invernali a volte incredibili. E ho iniziato a correre in fiatone, dopo 20 minuti mi sono fermato, però un benessere interiore cominciava a farsi spazio. Il giorno successivo l'ho rifatto, poi ancora. Poi mi sono preparato una tabella, quindi tre volte alla settimana andavo a correre, facevo da Camia fino al ponte di San Mauro e tornavo indietro. Avevo trovato un paio di amici che più o meno andavano alla mia stessa andatura. E poi da lì ho incontrato casualmente un podista dell'Atletica Settimese che mi ha invitato a conoscere quest'età e provare a fare qualcosa di più del solito, diciamo, giro dell'isolato, ecco. Certo. Che cosa è cambiato proprio nell'approccio a questo sport? Intanto tutte quelle atipicità del tennis tavolo non sempre piacevoli, tutti gli sport asimmetrici come il tennis tavolo, che sviluppano eccessivamente una parte del corpo e l'altra un po' meno, un po' più deficitaria. Con la corsa, dopo pochi mesi di pratica costante, tutto si è riallineato. Quindi dolori di schiena, altre come dire, patologie tipiche del tennis tavolo se ne sono andate via d'incanto. E un miglioramento notevole dell'umore. E dopo la corsa questo senso di benessere, di pace interiore, di aver fatto un qualcosa che ti aggrada proprio. È terapeutica in un certo senso. Terapeutica, esatto, cioè proprio ho avvertito questa capacità terapeutica di accettare lo sforzo
e poi vederlo in prospettiva e dire guarda come mi fa star bene la cosa. Poi, le prime gare quando sono arrivate? Perché poi il fatto di misurarsi in gara è ancora certo, un gradino successivo. Certo. La prima gara è stata la tutta dritta del dicembre 2009. Che tra l'altro vediamo nelle immagini, la tutta dritta. Avevo un abbigliamento proprio da neofita, che più neofita non si poteva, non capivo ancora l'abbigliamento tecnico, avevo una calzamaglia non esattamente d'atletica, avevo paura del freddo, quindi mi ero imbottito con una giacca anche fin troppo pesante. E fu bella perché riuscì a portarla a termine in meno di 50 minuti, che per me sembrava già un risultato eclatante, e una grande soddisfazione quando vidi il gonfiabile dell'arrivo e io che tagliavo tra guardi, mi sentivo a Bebe Bichila probabilmente in quel momento. E quindi altre sensazioni nuove, altre sensazioni piacevoli, che nuove, ecco, diverse dalla vecchia disciplina sportiva che avevo praticato. E poi di lì si è specializzato in un certo senso nella distanza della mezza maratona. Sì, poi il primo approccio con la mezza maratona, con la Turin Half Marathon del 2010, gli allenamenti costanti con gli amici della Settimese, che tra l'altro voglio salutare perché ho conosciuto persone veramente squisite, affabili, che mi hanno subito considerato uno di loro. Il fatto di avere un buon team, una buona struttura per appoggiarsi, quanto aiuta? Sì, ti aiuta molto perché premetto che la corsa in solitaria regala anche lei delle belle sensazioni, cioè, c'è questa introspezione profonda, ci sei tu, il tuo respiro, il terriccio sotto i piedi, il paesaggio, è molto bello, ma è altrettanto bello correre in compagnia perché c'è questo stimolo costante con i compagni, ci si sprona a vicenda, sono delle pseudo gare, se vogliamo, no? Proprio completamente amicali, diciamo, che sono veramente, come dire, un aiuto anche a migliorarsi. Sono arrivati anche consigli, dritte, certo, su come certo. migliorarsi, come fare meglio. Esatto, poi i più esperti sono stati veramente squisiti nel darmi consigli come deve essere fatto un allenamento, il crescendo dei carichi di lavoro per arrivare all'appuntamento che ti sei prefissato, preparato a dovere. E quindi acquisire queste nozioni nuove che non conoscevo e che hanno annullato, si sono sovrapposte alle vecchie conoscenze. Io chiaramente non rinnego il ping pong, però la corsa devo ammettere che mi ha regalato e tuttora mi regala soddisfazioni ed emozioni veramente intense. Qui intanto nelle immagini vediamo la maratonina di Trino, un'altra gara a cui lei ha preso parte. Man mano sono arrivati tempi sempre migliori, sì. Poi anche qui c'è una soddisfazione esatto. psicologica non indifferente. Proprio a Trino, la mia prima mezza maratona a Trino Vercellese, la famosa maratonina Terre d'Acqua, è venuto fuori un tempo che per me a 51 anni era stratosferico, fare 1:31 in questa gara. Ricordo ancora c'era un gruppo di atleti molto più navigati che avevano un'andatura pazzesca, sono riuscito a tener duro e riuscire a stare dietro a questo gruppo fino all'arrivo, quindi devo ringraziarlo perché è stato uno sprono stupendo, perché mi ha permesso di tenere questo crono che per me è stato veramente bello, ecco, bello. Anche lei per la preparazione si affida alle tabelle? Inizialmente sì, poi una volta che si sono acquisite proprio le conoscenze, cioè cosa fare, cosa non fare, preferisco andare un po' più a ruota libera, nel senso faccio un allenamento di carico, che possono essere 15-20 km a un'andatura sostenuta, l'allenamento successivo sarà un allenamento di cosiddetto carico, dove si permette all'organismo di recuperare quanto si è speso nell'allenamento più pesante. E al tempo stesso ci si riposa perché si sceglie un'andatura più di crociera, diciamo, più turistica. Qualche problemino, qualche intoppo fisico c'è mai stato? Ahimè, ce n'è stato uno e anche lì ho fatto esperienza, ho fatto tesoro di questo antipatico inconveniente fisico, dovuto anche lì proprio per l'inesperienza. Nel dicembre dell'anno scorso non mi accorsi che stavo correndo con precisamente scariche. Cosa vuol dire scariche? Cioè il battistrada e quella sostanza
di gel che le scarpe tecniche hanno, che permettono di ammortizzare ogni passo, la tua corsa, si erano scaricate, quindi non ammortizzavano più nulla, ma io non riuscii a capirlo. Per cui correre con le scarpe scariche per molti chilometri si infiammò il tallone al punto da farmi venire una fascite plantare. Fascite plantare ti permette a malapena di camminare, per cui dovetti star fermo 2 mesi e mezzo, che fu un supplizio, quindi da 50 km a settimana a zero di colpo fu veramente qualcosa di faticoso da accettare. Ma ringrazio comunque in un certo senso questo infortunio, perché mi ha aiutato anche a capire che l'abbigliamento tecnico, ma soprattutto le scarpe, che è, diciamo, l'elemento principe per un podista, bisogna tenerli nella giusta considerazione. Quindi 500-600 km poi vanno assolutamente cambiati. Un incidente per fortuna archiviato, Gaetano. Intanto nelle immagini vediamo la Lago Maggiore Half Marathon, che è uno degli appuntamenti che ti sei prefissato per quest'anno, giusto? Esattamente, il 10 marzo prossimo saremo io e i miei amici della Settimese a Stresa, sarà la mia prima maratona, diciamo, in trasferta, una trasferta, diciamo, già significativa. Non so se riuscirò a fare il personale, però il piacere di correre con gli amici e fare una mezza in uno scenario, in un contesto così bello come quello del Lago Maggiore, sarà già comunque di per sé una bella esperienza. Noi ti auguriamo di viverla a pieno, grazie per essere stato con noi. Grazie Gaetano. A voi. Grazie a Gaetano Di Cesare, noi ci vediamo tra poco per continuare a parlare di atletica. E bentornati ancora in diretta su Piemonte Più per parlare di atletica con l'allenatore dell'Atletica Settimese, Flavio Schiavino, ben trovato con noi. Buonasera. Allora, Flavio, ex atleta, oggi allena le categorie degli allievi, giusto? Sì, di allievi, questo... anche settore assoluto. Quest'anno per la prima volta ho anche 2 ragazzi del settore assoluto, quindi che hanno più di 20 anni, quindi anche questa occasione. Di questo vivaio, quello dell'Atletica Settimese, che sta diventando sempre più importante a livello numerico e anche di risultati. Sì, sì, diciamo che siamo partiti qualche anno fa con piccolo gruppo di ragazzi che erano sostanzialmente i figli di quelli che correvano nel gruppo amatoriale. Da lì siamo cresciuti, quest'anno abbiamo più di 100 tesserati nel settore giovanile e abbiamo avuto anche la soddisfazione di avere qualche risultato. Lo scorso anno abbiamo vinto ad esempio il trofeo regionale giovanile di corsa campestre per il settore maschile e abbiamo ottenuto il 3° posto nei campionati provinciali in pista nelle categorie ragazze e poi altri risultati a livello individuale molto interessanti che stanno, sono ragazzi che stanno crescendo. Come si svolge l'attività giovanile? Ma allora l'attività dell'atletica, essendo una disciplina che coinvolge più specialità, normalmente si svolge così: sulle categorie più giovani, quindi esordienti.